L'origine di Roma, noi l'abbiamo in un sonetto che è intitolato a Padron Marcello. Guarda caso, io mi rivolgo sempre al presidente del centro studi Giuseppe Gioacchino Pelle, si chiama Marcello Diodonio, e lo chiamo sempre Padron Marcello. Qui c'è un popolano che si rivolge a un certo Padron Marcello e gli dice così: chi ha frabbricato Roma? Il Vaticano, il Campidoglio, il popolo, il castello. Furono Romolo e Remolo, Marcello, che nessun degli due era romano. Ma uno e l'altro, volendo essere sovrano de sto paese nuovo così bello, e il fratello, nemico del fratello, vennero a patti col coltello in mano. Le coltellate annidarono alle stelle, e Roma diventò dal primo giorno, come oggi, una torre di Babele. Degli sfrizzoli, ognuno ebbe i suoi, e Roma quelli due alla liticorno, ma venne il Papa e se la prese lui.